Molto meglio le vitamine prodotte nei bioreattori. Cosa sono i bioreattori? Sono degli scatoloni, dei posti, degli ambienti controllati con la luce giusta, l'umidità giusta, la temperatura giusta per far proliferare i batteri giusti. Allora cosa fanno? Buttano dentro glucosio in questo bioreattore, buttano dentro il batterio giusto, un batterio costruito apposta, selezionato apposta per convertire quel glucosio in qualcos'altro. Se tu prendi il batterio giusto, ti converte il glucosio in glutammina, che è un aminoacido, ti può convertire in Q10, ti può convertire in vitamine B. Questa è probabilmente la modalità più sicura e più di alta qualità per fare le materie prime, che dopo questa roba qui viene accumulata, polverizzata e diventa una vitamina da mettere in una compressa, in una capsula, qualunque cosa tu voglia usare per vendere un integratore. Ma quella materia prima è buona perché ha scarso rischio di beccarsi degli inquinanti potenti, ha scarso rischio di avere forme non naturali, perché i batteri, quelli giusti, producono la forma giusta.